adesso Emanuele vi spiegherà, diciamo, poiché italiano automatico, comunque qualsiasi metodo che sia indirizzato a chi impara le lingue, è più, diciamo, utile rispetto a qualcosa che non vi coinvolge. Quindi, cosa ne pensi, Emanuele, di questo? Beh, io penso che è opportuno utilizzare il metodo che Alberto propone, perché lui è molto simpatico nel presentare la materia, molto coinvolgente, usa un linguaggio semplice, quotidiano, per cui imparerete il linguaggio reale, non il linguaggio di 50 anni fa. Non avrete sicuramente l'esperienza di sentire una conferenza riguardo, non lo so, come ho detto prima, la riproduzione in vitro degli insetti estinti. E quindi diciamo E che quindi scegliete tra i vari video quello che vi interessa di più, ascoltatelo più volte, tantissime tantissimo. volte. Ecco, un'altra cosa che direi Tantissime. anche che uso io questo metodo, la musica. Se vi piace qualche canzone, ripetetela. Quindi Stavo dicendo, la musica è molto importante. Se trovate una canzone che vi piace, potete ascoltarla, riascoltarla varie volte, leggere il testo e ascoltarla seguendo il il testo, così testo, imparate parole nuove nuove, parole. Oppure tu metti anche i imparare. testi dei tuoi video, Sì, esatto. oppure ascoltare l'Alberto mentre parla, seguendo i sottotitoli, così imparate le parole. Esatto, E poi se non esatto. capite qualche parola, cercatela sul Esatto, vocabolario. quello che vi dicevo appunto è importantissimo che quando non capite, se non capite tutto un audio, seguitelo col testo una, due, tre volte finché avete assimilato le parole, le strutture sconosciute, dopodiché lo riascoltate da 10, 20, 30 volte finché proprio vi dà modo di abituarvi alla lingua e è questo che mi ha aiutato a cominciare a parlare francese, no? E se dice anche Emanuele che è utile, comunque Sì, è una nella cosa musica ascolto anch'io, infatti affidabile. sul telefono ho alcune canzoni iraniane adesso. Esatto, quindi musica col testo. File di qualsiasi tipo col testo, però di qualcosa che vi interessa, se Sì, no, che qualcosa che vi interessa, che vi piace, altrimenti altrimenti è inutile. dopo Non 5 minuti spegnete. esatto, vi stufate, spegnete, non va bene per imparare le lingue, semplicemente. Quindi, ok, penso di aver detto un po' di tutto con Emanuele, dal Grazie. modo di imparare le lingue, da fino all'italiano automatico, fino alla musica, fino alla differenza dal passato a oggi. E ovviamente scriverò i sottotitoli, potrete vedere quello che stiamo dicendo sotto, così che potete imparare italiano, migliorare il vostro italiano. Quindi, Benissimo. perfetto, grazie mille Grazie Emanuele, a te. e ci vediamo alla prossima. Bene. Ciao Ciao ciao! ciao ciao. Ciao ciao! Ok.